The Royal Family è nota per la sua imparzialità, ma un insider ha detto a Express.co.uk che ci sono pratiche tenute a porte chiuse che risalgono a generazioni prima. La famiglia reale, pur non detenendo un vero potere costituzionale o politico, è una parte enorme della vita in Gran Bretagna. Centinaia di enti di beneficenza sono associati alla famiglia, alcuni rappresentati da patroni reali e alcuni istituiti dai reali stessi. Di recente, la fiducia del pubblico in questo sistema è stata scossa quando la squadra del principe Carlo è stata coinvolta nello scandalo. Cash for Honors, in cui il principe e un ex aiutante sono stati denunciati alla polizia metropolitana per le accuse, lo ha detto Clarence House. Il principe di Galles non era a conoscenza del presunto scandalo e appoggia pienamente le indagini ora in corso da parte della Prince's Foundation. Ma le accuse hanno sollevato la questione del Cash for Honors e se i reali sono tenuti all'oscuro dal loro staff. La vendita di onorificenze o titoli nobiliari è illegale ai sensi dell'Honor Prevention of Abuses Act 1925. Messo in atto dopo che il primo ministro britannico David Lloyd George fu gravemente messo in imbarazzo a spacciare onori per i fondi del partito. E una fonte ha detto a Express.co.uk che la pratica è ancora in corso. Howard Hodgson, un biografo reale, ha dichiarato, il denaro per gli onori esiste dai tempi della monarchia. In passato il re o la regina del giorno distribuivano onori in cambio di denaro. Ha aggiunto che, nei tempi attuali e con l'esempio del principe Carlo, queste enormi somme non vanno a lui, ma ad aiutare migliaia di giovani svantaggiati che beneficiano del Prince's Trust o di altri enti di beneficenza che ha creato. Hodgson ha affermato che, nel caso del principe Carlo, deve essere consapevole del fatto che succede. Ha detto, l'ho avvertito di questi pericoli 30 anni fa. Sembrava sorpreso allora come lo sarà ora se gli viene chiesto lo stesso punto. Tuttavia, Hodgson ha affermato che ciò non rende falsa la dichiarazione di Clarence House, affermando che dipende dalle squadre che lavorano con e per i reali, non dai membri della famiglia stessi. Ha detto, nessuno gli dice mai come raccolgono i soldi. Lo tirano dentro e non lo comprometterebbero mai dicendogli i dettagli.